ragazzi, buongiorno, buongiorno. Cosa state facendo, Flynn? Non venire vicino ai miei dolci. Allora, io nel frattempo che voi arrivate vi faccio vedere la mia colazione di stamattina. Ecco Flynn, il mio assistente, lo vedete? Flynn, lo so, vuole essere il mio assistente. Allora, praticamente, ieri non so se avete visto. Ciao Ivan, buongiorno! Non so se avete visto, sono stata nella pasticceria della mia amica Veronica, che c'ha praticamente una pasticceria vegana spettacolare. Buongiorno Grazia. Infatti, se capitate qua nei dintorni, tipo la pasticceria sta a Fondi, io sto a Monte San Biagio, se capitate qui fatemi uno squillo che andiamo insieme a prenderci un bel dolcetto vegano insieme. Ma veramente fa delle cose. Ieri non ho resistito, allora ho mangiato la pizza, però ho detto vabbè dai, il dolce, la pizza no. E così mi sono comprata, ciao Enrica, buongiorno, e così mi sono portata a casa dei dolcetti, ragazzi. Guardate qua, non so se li vedete. Allora, questo qua praticamente è con il mango e la pesca, lo vedete? Poi ci sta questo qua che è tipo con le nocciole. Ah, e questo è il coso, il Ferrero Rocher Vegan, che ancora devo iniziare, devo assaggiare, anzi, ora lo assaggio davanti a voi. E poi qui non so che cos'è, col caffè, c'è una cremina. Allora, questo qua io già l'ho assaggiato ed è fenomenale. Mamma, proprio buono, buono, buono. Ora però davanti a voi, nel frattempo che arrivano altre persone, voglio assaggiare il Ferrero Rocher. La faccio sta cosa. Dai, non lo so, non mi voglio far soffrire in realtà. Perché poi dopo vedete me che mangio sto coso e state male. Comunque, questo per dirvi che, aspettate, faccio un sorso di latte. Perché in realtà la mia colazione ancora non è finita. Però vi sto facendo questo video oggi, non voglio far perdere tempo, perché allora, il mio percorso verso il mio cambiamento personale è iniziato con l'alimentazione, ma prima ancora, insomma, la storia mia, mi sa che qualcuno di voi se mi segue la conoscete. Ho sempre avuto problemi di anemia, di carenza di ferro. Sì, Enrica, che belli e che buoni! ho sempre avuto problemi di anemia, di carenza di ferro, di mestruazioni dolorose. Avevo praticamente anche dei problemi alle gambe che mi portavano ad avere sempre dolori, quindi c'erano le articolazioni infiammate sempre. E i medici non sapevano, poi c'avevo una malattia alla gola che non se ne andava mai, c'avevo sempre questo mal di gola che non si capiva da dove veniva. E insomma, stavo sempre male, sempre dentro uno studio di un dottore, sempre a fare analisi, accertamenti, a prendere antibiotici. E vivevo così, ecco, in balia dei farmaci. Non era assolutamente una bella vita, perché comunque a parte mi sentivo sempre debole, fiacca, vedevo le altre ragazze che invece erano sempre belle, floride, non so, ruspanti, io sempre malaticcia, sempre con scarsissima autostima pure, perché comunque essendo sempre così un po' debilitata, non avevo, cioè ero molto gracilina, molto, non mi piacevo per niente, proprio per niente, per niente. Infatti alcune volte proprio mi ricordavo che stavo dentro casa, che non volevo uscire perché non mi volevo proprio far vedere dagli altri. E diciamo, il mio cambiamento verso la mia versione che ho adesso, che è sempre in continuo mutamento, nel senso cerco sempre di raggiungere la mia versione migliore, e è iniziato con un cambiamento di alimentazione dovuto però a una scelta più empatica verso gli animali che non verso, diciamo, la mia volontà di cambiare aspetto fisico, perché comunque è come se ci avevo messo una pietra, solo ho detto vabbè, sono così, anche se non mi piacevo per niente. E poi da lì è iniziato tutto invece un percorso di evoluzione, anche proprio interiore, no? Spirituale. E ho scoperto man mano che più io dedicavo del tempo a me stessa, più mi nutrivo bene, più facevo delle cose che mi facevano stare bene, quindi più io mi nutrivo di amore,
e più il mio aspetto fisico cambiava. Quindi non è stata, cioè l'alimentazione è stata sicuramente la base, però a livello di proprio di mente sono cambiata, cioè proprio a livello di spirito. E ho iniziato a capire che l'amore per me stessa, la cura che io mettevo in me stessa, mi faceva diventare sempre ogni giorno più bella, più viva anche. La gente infatti quando mi incontrava, mi ricordo dopo un periodo, mi disse: "Già, ma che hai fatto?" Dice: "Sei diventata proprio diversa." Ho detto: non lo so. A quel tempo in realtà non ero tanto consapevole del mio percorso, però in realtà a livello inconscio, poi ovviamente ora che ho più strumenti per capire che cosa è successo, ho capito che cosa era successo, e cioè mi ero data amore. Quindi anche quando tu, per esempio, cioè adesso tu ti trovi in una situazione in cui non ti accetti, non ti piace il tuo corpo, ti senti goffa, grassa, non ti piacciono i vestiti che ti metti, non ti devi preoccupare, anzi non devi stare a stressarti, a dire davanti allo specchio: "Madonna, non mi piaccio, buongiorno Marilena, non mi piaccio, oggi ho le occhiaie, ho le borse." No, tu ti devi mettere davanti allo specchio e ti devi dire grazie, devi ringraziare il tuo corpo per tutto ciò che sta facendo per sostenerti, per portare avanti la tua vita, perché hai un cuore che batte, hai delle gambe, hai delle dita, hai tutto ciò che serve per, diciamo, per vivere alla grande, soltanto che magari adesso non stai sfruttando la tua Ferrari, che è il tuo corpo, in maniera, diciamo, al 100%. Buongiorno Laura. E quindi io che cosa ti propongo di fare? Di sfruttare la nostra macchina meravigliosa, che a me piace più usare la parola tempio in realtà per il corpo, di onorare il tuo tempio, anche se adesso non hai raggiunto ancora il risultato che tu ti aspetti dal tuo tempio. Quindi magari anche se non hai quella pancia piatta che vorresti, anche se non hai quelle gambe senza cellulite che vorresti, non fa niente. Tu intanto inizi a dare amore al tuo corpo, perché comunque è una macchina perfetta, meravigliosa, che ci è stata donata da Dio, e noi siamo immagine e somiglianza del nostro, di colui che ci ha creato. Quindi onorala, inizia ad onorarla, e vedrai che anche i cambiamenti di alimentazione che tu poi deciderai di fare verranno con molta più naturalezza e senza sforzo, perché intanto inizi a dire grazie, e l'universo, sentendo che tu hai alzato queste vibrazioni di gratitudine, ti darà ancora di più di quello che tu adesso già hai. Quindi fidati, perché è così, perché è stato il mio modo di farlo, anche se prima era un po' inconsapevole. Ora è più consapevole, perché comunque ci ho lavorato tanto e ho capito che cosa ho fatto. Quindi voglio trasferire a te, ti voglio mettere sulla quell'autostrada che ho seguito io per avere il corpo che desideri, per avere diciamo l'aspetto fisico che desideri. Laura lo sa bene, perché di queste cose noi parliamo anche tanto nel mio gruppo privato Brilla come una dea, e faccio dei live in cui parliamo tanto 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 di come dare amore a noi stessi anche attraverso delle meditazioni. Ok, allora io voglio proporti di iniziare oggi una sfida di 7 giorni, perché io che sto facendo, ti voglio tenere un po' aggiornata. Sto facendo una sfida con Deepak Chopra, non so se lo conosci, ma è uno dei miei autori preferiti. Lui diciamo si occupa di meditazioni per il risveglio, per ogni, diciamo, lui ha diversi cicli di meditazioni, e adesso sta facendo il ciclo sull'amore per noi stessi, cioè su come trovare l'amore, visto che adesso si avvicina anche San Valentino. Però lui parte proprio, dice: se vuoi trovare l'amore, lo devi trovare prima dentro te stessa. E questa cosa ho detto: va bene, adesso voglio condividere il mio percorso con le ragazze, e vi voglio dire che cosa io mi sono scritta, perché ho fatto stamattina, appena mi sono svegliata, ho fatto la meditazione con Deepak, e il giorno 1 si chiama, il giorno 1 di questa sfida, il titolo è: oggi sono aperta alla presenza dei miracoli, che è una cosa meravigliosa. Diciamo che il succo è che noi ogni giorno, diciamo, viviamo una vita magica, una vita piena di miracoli,
Però, diciamo, siccome non ci mettiamo la giusta attenzione, il giusto focus, noi non notiamo questi miracoli, viviamo la vita come se fosse sempre tutto scontato, tutto uguale, non capiamo che la nostra vita in realtà è magica. A me mi piace dire magica perché sto studiando anche un'autrice bellissima che si chiama Doreen Virtue. E sì, facciamolo, Laura è tutta entusiasta. Sì, Laura, quello lo approfondiamo anche nel nostro gruppo Brilla come una Dea. E quindi quello che diceva oggi Deepak era questo. Allora, il nostro spazio interiore, quindi la nostra interiorità, è un regno, come un regno fantastico, e stiamo iniziando un'avventura. Cioè, quando noi ci mettiamo dentro di noi, è come se ci esploriamo, no? Andiamo a scoprire come siamo fatti, tutte le nostre dinamiche. Iniziamo proprio un'avventura. E dici che dentro di noi ci sono due forze per portarci. La prima forza è il cuore, quindi praticamente l'emozione, la curiosità mentale, e la seconda forza è lo spirito. E diciamo, sia il cuore che lo spirito ci ispirano sempre per portarci verso delle nuove avventure. Cioè, sta cosa è bellissima, che il cuore e lo spirito stanno sempre là a spiarci, a complottare per farci avere nuove avventure. Buongiorno Vale, ciao! E stiamo parlando della sfida dei 7 giorni per trovare l'amore in noi stessi, che è una figata. E dici, che cosa sono i miracoli? Allora, i miracoli significa, cioè per trovare i miracoli nella nostra vita, noi che dobbiamo fare? Attenzione. Dobbiamo osservare qualunque cosa con attenzione estatica. E quindi, per esempio, nella vita di tutti i giorni, traduciamolo nella vita di tutti i giorni. Che cosa hai davanti adesso? Scrivimi nei commenti. Che cosa vedi davanti a te, a parte il mio schermo, a parte me? Che cosa vedi? Per esempio, vedi un fiore, vedi un bicchiere pieno d'acqua o di tisana, oppure ultimamente mi capita di guardare degli uccelli, degli stormi di uccelli che mi passano davanti. E se tu li guardi con attenzione, ti cali nel momento presente, e quel essere nel momento presente ti dà una felicità incredibile, perché la mente si spegne e tu non pensi a nient'altro. Ciao Vale! E tu non pensi a nient'altro che al momento che stai vivendo, ok? E questa per me è una cosa, mamma mia, veramente bella, perché pratichiamoli ogni giorno questi momenti, si chiama mindfulness. Cioè proprio io poi ti dico come faccio io mi metto degli allarmi sul telefonino che scattano ad ogni, per esempio, uno scatta alle 12:12, poi vi dico anche il significato dei numeri, un altro scatta alle 16:16 e un altro scatta, insomma, li metto in queste ore, e c'è scritto su questo allarme, io scrivo, sei tu il centro, e là io mi riconnetto con me stessa e dico, ok, se adesso entra dentro di te, lascia perdere tutto ciò che hai fuori, riconnettiti con te stessa. E quando faccio così, io mi riconnetto anche col momento presente, con l'esperienza che sto vivendo in quel momento, e cerco anche di chiedere, per esempio, quando mi passano gli uccelli davanti, chiedo che cosa significano questi uccelli per me in questo momento. E di solito mi arrivano dei messaggi, per esempio, di libertà, tipo tu sei come un uccello, guarda che sei libera, oppure, per esempio, gli uccelli sono spesso, ecco adesso ci sta un uccello davanti a me, cioè stanno spesso in gruppo, no? E volano insieme. Allora magari sogno, non so, una famiglia, il desiderio di una famiglia, oppure in quel momento rispecchiano la mia volontà di migrare, quindi di viaggiare. Cioè tu ti devi proprio ascoltare, è una cosa bellissima, perché dentro di te c'è un mondo meraviglioso che aspetta solo di essere. Ah, ecco, Laura ha scritto un cesto di frutta, sono in cucina, ok.
Vedi che cosa ti dà quel cesto di frutta, che cosa significa per te quel cesto? Semplicemente osservalo, osserva la mela, i suoi colori, le sue sfumature. Magari puoi pensare a come è stata coltivata quella mela oppure a chi l'ha presa, diciamo, lo sforzo che è stato fatto per fartela arrivare a te. Tutte queste cose ti mettono in uno stato di grazia incredibile. Sei d'accordo con me? E quindi, cioè, qua dice infatti l'estasi e tutto diventa un miracolo. Quindi ogni cosa osservata con la dovuta attenzione diventa magica. Ti piace questa cosa? Scrivi sì se ti piace. E quindi è la qualità dell'attenzione che fa il miracolo. E quindi alla fine di questa giornata chiediti, ok, che miracoli ho visto oggi? Proprio chiediti che miracoli hai notato oggi. Quindi la frase del giorno è: oggi sono aperta alla presenza dei miracoli. Scrivimelo qua sotto nei commenti. Oggi sono aperta alla presenza dei miracoli nella mia vita. E vedrai, io già l'ho sperimentato, e vedrai che subito il tuo cervello, come un'antenna, inizierà a notare tutte quante le cose, diciamo, magiche che succedono nella tua vita. Scrivimelo qua sotto, così il tuo inconscio è più motivato a notare questa presenza, se lo condividiamo tutti insieme, no? Laura ha scritto: caspita, non ci avevo mai pensato in questo modo. te l'ho detto, è magica la vita quando ti immergi. E allora, poi praticamente c'erano degli esercizi da fare, no? Tipo, per esempio, di scrivere quali momenti magici hai sperimentato nella tua vita. Oggi sono aperta alla presenza dei miracoli nella mia vita, bravissima Laura. Ok, perfetto. Vedrai che stasera magari mi scrivi sul gruppo Brilla come una dea, mi scrivi che miracoli hai visto oggi, ok? Allora, poi c'erano degli esercizi da fare e diceva: che miracoli hai sperimentato nella tua vita? Allora io ho sperimentato tanti momenti, ho scritto momenti magici, no? Per esempio nella danza, quando ballo io proprio vado nell'estasi, proprio per me è come se stessi nel deserto a danzare, entro proprio in una nuova dimensione. Poi davanti allo specchio, quando a volte faccio degli esercizi davanti allo specchio mi viene da piangere, e quindi per me sono momenti molto magici perché di connessione profonda con me stessa. Poi ho sperimentato il miracolo l'anno scorso quando la mia anima si è risvegliata. E quando ho scoperto la mia missione dell'anima, poi quando ho iniziato a vedere le persone come anime incarnate, adesso non mi chiedete che cosa intendo perché sono cose che approfondisco nel mio gruppo privato, Brilla come una dea, se ancora non ti sei iscritta vai su Geoluce, e sono consapevolezze più profonde che approfondisco con poche persone, le persone veramente interessate. Poi, quando ho tramutato le mie sofferenze in luce e ho scoperto che tutto quello che mi stava succedendo faceva parte di un piano divino per aprirmi ancora di più all'amore. Poi chiedeva di fare una lista che ti impedisce di vedere i miracoli, cioè una lista di convinzioni limitanti che ti impedivano di vedere i miracoli. Io ho scritto: guardo, cioè delle convinzioni che ho su me stessa, no? Per esempio, uno, prima convinzione limitante, guardo troppo al generale e poco al particolare, questo potrebbe impedirmi di notare i miracoli. Oppure due, sono troppo impegnata, ho poco tempo per far caso ai miracoli. Queste sono tutte convinzioni limitanti che però non sono vere. Io le ho scritte perché così ce le ho davanti e dico: cazzarola, non è vero niente. Tre, il mondo dove vivo non è abbastanza interessante, questa è la terza convinzione limitante. Quarta convinzione limitante, ho il cuore chiuso e non li vedo, questa è un'altra convinzione limitante falsa, ovviamente. Cinque, non sono mai soddisfatta di quello che ho davanti e cerco sempre altro. Questo purtroppo è una mia convinzione che ho, però ora che ce l'ho davanti, che l'ho portata fuori, posso finalmente sradicarla. E poi diceva quali sono i passi da fare per mettere in pratica praticamente il fatto che tu sei attenta ai miracoli. Allora ho scritto: quando suonano le sveglie, quindi le sveglie di cui ti ho parlato prima, che
che mi immergo, faccio esercizio di mindfulness, mi centro sul cuore e noto cosa sto facendo, quello che ho davanti e ringrazio per le esperienze che voglio sperimentare, che mi concedo di vivere. Bene, allora questo qui erano gli esercizi che ho fatto io ti consiglio comunque di farla, di iscriverti alla meditazione guidata di Deepak, la trovi sulla sua pagina, si chiama tipo Deepak Chopra Meditazione, e inizia a fare pure tu la meditazione e poi puoi condividere nella Laura che è scritta a brilla come una dea, lo possiamo condividere lì Laura, se non lo vuoi condividere qua. Gli altri ragazzi, se lo volete condividere nei commenti, scrivetemi quali miracoli avete notato oggi nella vostra vita. Vedete che mettendoci l'attenzione li riuscite a notare molto molto di più, ok? Io spero che questo primo giorno di Self Love Challenge, quindi di sfida per l'amore per noi stessi, ti sia piaciuto, e scrivimi qua sotto nei commenti stasera oppure anche adesso che miracoli stai notando nella tua vita, ok? Ti do un mega bacione e ci vediamo, ciao!